Ciao ragazzi, abbiamo appena ritirato il nostro pranzo al sacco. Valentina lo sta proteggendo. Il bottino. Il bottino, esatto. E adesso andiamo a ritirare il nostro motorino perché oggi ci imbattiamo in un, diciamo, tour di 150 km perché andiamo a vedere due attrazioni molto famose qua nella zona di Bohol. Poi vi diremo se avremmo fatto bene o no andarci in motorino, eh? Questo ve lo diciamo a fine giornata. Motorino preso e anche abbastanza nuovo, e il proprietario ci ha spiegato tutto bene sulla sicurezza, di prendercene cura, quindi va bene. L'abbiamo pagato un po' di più, 500 pesos, normalmente li trovate 350 o 400 pesos al giorno. Abbiamo pagato un po' di più questo perché è l'unico shop davvero recensito bene. Le moto sembrano in ottime condizioni, le ruote soprattutto sono nuove, ci sono ancora i pelucchi, non so li chiamo i pelucchi. E quindi ci fidiamo, spendere magari è 1,50 euro in più al giorno, però visto che oggi dobbiamo affrontare questi 150 km preferiamo essere un po' più sicuri. Tra l'altro il caschetto l'ho appena lavato, quindi sa di lavanderia. Ottimo, dai, possiamo andare? Andiamo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo all'ingresso del Tarsier Sanctuary, che è il santuario del Tarsio. Qui in questo luogo potete vedere questi piccoli mammiferi, sono i più piccoli al mondo. Sì, io non vedo l'ora, però bisogna tenere silenzio perché sono degli animali notturni. Sì, sono notturni. Quindi adesso, se siamo fortunati, li possiamo vedere dormire. E diciamo che sarebbe bello vederli con gli occhioni aperti, però non è detto. Sì. Io sono emozionatissima, oltretutto questo santuario è un luogo molto naturale, come vedete dai nostri video cerchiamo sempre di scegliere con attenzione le attività che riguardano gli animali. Sì, scegliere quella più etica, diciamo. Esatto, ma questa sembra essere appunto una delle più etiche da fare perché gli animali sono liberi e liberi appunto anche di non farsi vedere. Inizialmente ne abbiamo visto qualcuno da lontano, in penombra, che ci guardava un po' incuriosito. Poi qualcuno girato di spalle, che ci ha mostrato le sue simpatiche manine e la sua lunga coda. Qualcuno un po' assonnato. E poi lui, bello vispo, che ci ha regalato questo. Un bel sorriso e i suoi occhioni che ci hanno emozionato. Allora ragazzi, abbiamo finito il nostro giro. Il giro dura circa 10 minuti. L'ingresso a parco costa 150 pesos a persona, 2,50 euro, include la guida, perché da soli non si può andare in giro per questo santuario, diciamo. E anche perché senza la guida è impossibile vederli, no. Perché sono talmente piccoli. Abbiamo ripreso anche un mini scheletrino appunto di Tarsio che c'è in questo museo, sì. Per farvi capire quanto sono piccoli. Sì, perché vi fa vedere come è fatto il Tarsio a livello scheletrico e anche di cosa si nutre e un po' la sua storia, ecco. Sì. Ma quando apre gli occhi, ragazzi, è bellissimo, è dolce, sì. Dolce, dolcissimo, ti viene voglia di coccolarlo tutto, anche se c'ha la coda da topolino, la cosa mi spaventa. Va bene, dai, comunque questo ci è piaciuto e adesso proseguiamo verso la nostra prossima destinazione. Ragazzi, stiamo guidando per andare verso le colline di cioccolato. Ma e dai, dillo in inglese! Le Chocolate Hills, detto in inglese così. Hello!
E non possiamo fare a meno di non fermarci ad ammirare questi paesaggi, ma sono bellissimi, sono davvero stupendi. Tra l'altro, cioè, sono qui, ho acceso a volo la GoPro per riprendere questo che vedete alle mie spalle, e la gente che passa ci suona, ci saluta. Queste sono le Filippine che ci immaginavamo e che cercavamo. Sì. Praticamente distesa di verde e con queste casettine incastonate, palme, nelle palme, i panni stesi. È questo quello che ci immaginavamo e l'abbiamo trovato qui. Sì, siamo davvero contenti. Abbiamo capito che comunque per vedere le Filippine, le vere Filippine, bisogna uscire dalle zone più turistiche, quelle diciamo più famose. Perché oggi questo giro che stiamo facendo, quindi l'isola di Bohol, ma è bello. Cioè ogni volta, ogni metro che percorriamo, attenzione prima che ci investono, ogni metro che percorriamo guardiamo a destra e a sinistra, oh, ma che bello, fermati qua. E alla fine ci siamo fermati appunto per farvelo vedere, perché è pieno di questi scorci. Bene ragazzi, adesso risaliamo sul nostro scooter e proseguiamo il nostro viaggio. Yuhu! Cioè ragazzi, stiamo guidando per andare alle Chocolate Hills, al viewpoint, ma guardate qua! Cioè praticamente ce l'abbiamo qua, su questa strada che stiamo percorrendo per cercare il viewpoint, che tra l'altro il telefono ha perso il segnale, quindi stiamo un po' andando a casaccio, ma le potete vedere da qua, ma guardate! Guardate! Sono bellissime! Abbiamo anche già alzato il drone e praticamente si possono ammirare anche senza, diciamo, il bisogno di andare al deck, anche se al deck sicuramente ci sarà una vista migliore, perché sarà sicuramente il punto dove saranno più raccolte e si ha una prospettiva un po' più dall'alto. Ma anche da qua è bello. Poi ovviamente sempre lo sfondo con le palme, questi paesaggi che ci stanno piacendo davvero tanto qua. Per raggiungere il viewpoint che volevamo visitare, abbiamo scelto come al solito il percorso sbagliato. Solo dopo, infatti, ci siamo accorti che c'era un accesso direttamente dalla strada, segnato con tanto di cartello. Ma come spesso accade, gli errori possono rivelarsi delle esperienze incredibili. Siamo capitati infatti alle porte di un piccolo villaggio e gentilmente un ragazzo si è offerto di accompagnarci, facendoci passare proprio in mezzo alle loro case. Così abbiamo avuto l'occasione di conoscere persone fantastiche e vedere da vicino una realtà locale. Ci voleva, anche perché praticamente è da stanza alle 10 che stiamo guidando sotto il sole, mi sento stracaldato. Buonissima. Bene ragazzi, abbiamo scelto un altro viewpoint da quello diciamo più famoso, perché sembra essere un po' più da scoprire questo, mentre di là è molto, c'è proprio l'area del parcheggio riservata. E è molto più turistico, questo sembra più local, ecco. Siamo arrivati in cima al viewpoint, praticamente è un viewpoint su una collina. Queste colline sono famose
diciamo non per il cioccolato, ma perché durante la stagione secca diventano marroni. Sì. Ecco perché prendono il nome di Chocolate Hills. Comunque questo viewpoint è raccomandato. Come si chiama? Bud Agta. L'ingresso per questo viewpoint è 50 pesos a persona. Sì. Quello più famoso, che tra l'altro lo vedete una volta che siete in cima, perché è davvero a 2 minuti di distanza da questo, e costa, se non sbaglio, 3 volte tanto, 150 persone, e vi portano su loro con un pick-up, se non sbaglio, esatto, sì, con un pick-up. Comunque tutto il giro ne vale la pena. Prendete il motorino e girate un po' la zona. E sceglietevi un po' il vostro posto, ecco. Sì, è proprio bello essere indipendenti col proprio mezzo, infatti ve lo consigliamo anche di usare il motorino. Prendete un buon mezzo di qualità, perché la strada comunque è tanta. Sì. Però è bello perché passate in mezzo alle risaie, passate in mezzo a questi villaggetti tipici, diciamo, quindi ne vale sicuramente la pena farsi 2 ore di motorino per venire qui. Tornando verso Phang Lao, abbiamo fatto un giro completamente diverso dall'andata e siamo passati in mezzo a questa foresta. Infatti gli scenari cambiano completamente rispetto a prima. Sì. La foresta si chiama Man-Made Forest. Guardate qua che bello. Ci si può anche scattare le foto, ma ve lo sconsigliamo, diciamo. Sì, perché ci sono i pullman e le macchine che vanno come matti qua. Non mettetevi in mezzo alla strada, no, per un selfie, per favore. No, davvero sconsigliato. Tra l'altro, vedete qua, se giriamo, ci sono questi alberi con delle radici bellissime. Davvero bella questa foresta. Com'è? Ti è piaciuto il giro di oggi? Ti sta piacendo? Sì. Sì, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto soprattutto la parte in motorino, guidare in mezzo a queste risaie, villaggetti. Bello. E poi sono contentissima di aver visto il mio tarsietto e che mi ha aperto gli occhioni. Mi ha fatto un bel sorriso. Sono contentissima. Bello. E come darci torto? Guardate queste immagini. Bole ci ha regalato dei panorami e dei ricordi fantastici. E per voi, qual è l'isola delle Filippine che vi emoziona? Lasciateci un commento e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!